Mosco Diaries quest'oggi tocca un livello che definire epico sarebbe sinceramente troppo poco, ragazzi, perché questo è il video che tutti quelli che sono nati dagli anni 70 in poi aspettano fin dalla propria infanzia. Sto per portarvi in un posto di cui tutti conosciamo il nome, ma di cui nessuno, al di là del nome, sa praticamente nulla. E vi stupirà sapere che questo posto non solo esiste per davvero, ma che è anche incredibilmente figo. Mettetevi comodi, dadi in mano, si attacca l'Alaska con tre e io vi porto in Kamchatka. La Kamchatka è una gigantesca penisola vulcanica nell'estremo est della Russia, attraversata da due catene di vulcani che convergono sulla sua punta meridionale per poi sprofondare nel mare ed emergere prima nelle isole Kurili e poi nel nord del Giappone. La Kamchatka è grossa quanto la penisola italiana, ma ha appena 320.000 abitanti, la maggior parte dei quali, ovviamente, vive nel capoluogo, Petropavlovsk-Kamchatskij. Cosa fa? Compra una vocale, gira la ruota, cosa desidera Vorrei fare? Vorrei comprare una vocale. Quale? La A di Ancona. Ne ho tre. Città che venne fondata nel 1740 dall'esploratore danese Vitus Bering, sì, proprio quello che avrebbe dato poi il nome allo stretto di Bering, e che dedicò il nome di questa città alle due navi con cui stava esplorando le coste artiche russe per conto di Pietro il Grande, ossia la San Pietro, ovviamente, e la San Paolo, misteriosamente senza coinvolgere, come sarebbe stato naturale, San Nicola di Bering. La Kamchatka non è raggiungibile via terra perché non ci sono strade che ci arrivano, quindi l'unica è arrivarci in aereo o in nave, e siccome questo vale sia per le persone che per le cose, la Kamchatka è una delle zone più care di tutta la Russia, in quanto ogni singolo bene materiale deve essere importato via nave o via aereo. L'assenza di strade fa sì che molte zone siano raggiungibili solamente in elicottero e quelle che si possono raggiungere in strada, beh, lo vedrete tra poco. Comunque sia, so benissimo che tutte queste cose alla maggior parte di voi non interessano, perché la Kamchatka la conosciamo tutti per un solo motivo. Il mondo si divide in due categorie di persone: quelli che sanno che la Kamchatka è un territorio estremamente strategico a risico e che in conseguenza di questo hanno perso tutte le loro amicizie in interminabili partite a quel gioco, e quelli che non hanno avuto un'infanzia, ma che perlomeno hanno conservato le amicizie. Per quelli della prima categoria, di cui io faccio orgogliosamente parte, dovete sapere che anche nel mondo reale la Kamchatka è stato ed è ancora oggi un territorio strategico militare molto importante, proprio in virtù della sua vicinanza al Giappone e all'Alaska, cosa che durante la Guerra Fredda, vi lascio immaginare, era un qualcosa di realmente importante, tant'è che c'erano e ci sono ancora basi militari, punti di partenza di sottomarini atomici, città chiuse, vietate a chi non è dell'esercito, eccetera, eccetera. E addirittura fino alla metà degli anni 90 tutta l'area era proprio vietata, cioè non ci potevi venire se non in possesso di un permesso speciale dei servizi segreti. Tuttavia, se togliamo dalla mappa le armate rosse di Risico e l'armata rossa, quella vera, diciamo, rimane che la Kamchatka è una penisola vulcanica e come tale ha una natura strepitosamente bella. Vulcano, di cui abbiamo una diapositiva laggiù, che sono venuto a scoprire in compagnia di un gruppo di fotografi russi capitanati dal solito Daniel Cardan, che è lì che sta facendo da modello. E questo significa due cose, cioè che uno, rischierò la vita più o meno ogni due giorni, e due, però vedremo dei posti straordinari e li vedrete anche voi. Se sopravvivo. Trattandosi di una regione vulcanica con un clima mediamente molto freddo, il paragone più naturale che viene in mente è ovviamente quello con l'Islanda, e vi stupirà scoprire che i parallelismi con l'isola più bella dell'Atlantico sono molto più di quanto possiate immaginare, a partire dai soprannomi. Uno dei soprannomi della Kamchatka è Terra del Ghiaccio e del Fuoco, come testimonia il fatto che sto su un nevaio a fianco a una gigantesca colata lavica, però tuttavia, a scapito di questo soprannome che ricorda moltissimo, diciamo, quello dell'Islanda, che anche lei si chiama Terra del Ghiaccio e del Fuoco, in realtà il nome Kamchatka non significa questo, ma sembrerebbe, insomma, l'ipotesi più accreditata, derivare da un antico fonema della lingua del popolo Ainu, che è il popolo indigeno che abitava qui prima della colonizzazione russa, che dovrebbe significare qualcosa come terra del fuoco che esplode, qualcosa del genere. E in effetti, comunque sia, la Kamchatka è molto più legata all'attività vulcanica, esplosiva, lava, eccetera, eccetera, che non ai ghiacciai. Di fatto, se si esclude l'inverno, dove tutto il territorio è coperto di neve perché nevica moltissimo, durante l'estate di ghiacciai qua non ce ne sono praticamente. Il ghiaccio, diciamo, che non ha molto a che fare con questo posto. Però il fuoco, oh yeah baby, tantissimo.
La mia avventura in Kamchatka inizia poco più a sud di Petropavlovsk, a due passi dal vulcano Vilyushinsky, che raggiungiamo a bordo di un Kamaz di dimensioni a dir poco arroganti e dove allestiamo il nostro campeggio sotto un vento micidiale, preparandoci a uno dei classici appuntamenti di ogni viaggio fotografico degno di questo nome, la levataccia. Ora, che i fotografi siano leggermente masochisti, voi, insomma, già lo sapete, no? Quindi sveglia all'alba, orari indicibili, eccetera, eccetera. Ma qua, cioè, stiamo andando a un livello ancora oltre, cioè, per arrivare a vedere l'alba in cima a un vulcano, siamo partiti per fare questo trekking notturno a l'una di notte, dopo essere andati a letto a mezzanotte. Cioè, l'unica cosa che mi salva è che ho ancora il fuso orario addosso, perché siamo appena arrivati, per cui le più 10 ore di fuso orario in questo momento per una parte del mio corpo è ancora primo pomeriggio. Comunque vediamo se non ne vale la pena, raga, se non ne vale la pena. Insomma, dopo 3 ore di trekking, di cui 2 completamente al buio, siamo arrivati alla destinazione, il vulcano Gariera, dalla cui cima si vede questa cazzo di figata qua, che effettivamente fa valer la pena tutto questo. Voi direte, se è bello ciò che c'è qua, in realtà non è niente in confronto a ciò che si vede dal lato opposto, che è questo lago azzurro stupendo che appena si illumina, ora ci godiamo un po' di relax in attesa che spunti il sole. Purtroppo c'è una banda di nuvole all'orizzonte, la classica nuvola di Fantiozzo, che quando ti fai un mazzo tanto per arrivare in cima, pac, ti elimina l'alba vera e propria, però comunque è uno spettacolo niente male, valeva la pena. Il paesaggio che mi si parava davanti era qualcosa di adatto a un qualunque libro fantasy, ma osservare queste forme, questi vulcani e questi colori con l'aiuto di un drone aumenta di molto la comprensione di trovarsi in un luogo realmente unico, le cui proporzioni sono assolutamente divine. Comunque raga, cioè, sono arrivato da neanche un giorno, devo starcene ancora altri 10, non ho ancora neanche capito in che fuso orario mi trovo, però se questo è l'inizio, cioè, ma io avevo grandi aspettative, però è ancora meglio di quanto me l'aspettassi. Cioè, ma cos'è sta Kamchatka, Daniel? Tanta roba! Ma vedi che ha capito subito lui, cioè, è un professionista. Una volta arrivati al campo, poi dopo il trekking, in realtà, cioè, siamo morti, perché, cioè, dopo 36 ore senza dormire e in mezzo 8 ore di quel trekking là, tra tutto, sali, foto e scendi, insomma, entri in tenda e ciao, cioè, ti risvegli che è già quasi ora del tramonto e siamo venuti qua, sempre dove siamo stati anche ieri, a cercare un po' dei punti di vista interessanti per delle fotografie con la fioritura dei rododendri e il vulcano Vilyushinsky sullo sfondo, che è il nostro modello per questi primi 3 giorni di campo qua giù. Nuovo giorno, nuova levataccia, ovviamente, però stavolta ci è andata bene, solamente alle 4 e non all'una come ieri, per venire a fotografare i fiori con il sole che sorge alle spalle del vulcano Vilyushinsky. Allora io mi sono scelto questa aiuola, perché mi piaceva questa aiuola, altri fotografi hanno scelto altre aiuole, e quindi io ero solo qui ad aspettare l'alba, ed è stata una bellezza veramente, ragazzi, sconvolgente, perché, cioè, l'istante in cui la sfera, cioè il sole, no, spunta dal lato del vulcano e tu sei lì che lo aspetti da una mezz'oretta ed è tutto uguale in quella mezz'ora crepuscolare più o meno, ma in quell'istante in cui il sole spunta e i raggi wham, in un istante infiammano la scena, rendono tutti questi colori dorati eccetera, veramente è uno di quei momenti che danno senso alla vita. Cioè, io non capisco quelli che ogni volta mi fanno un'osservazione, che ma come fai, ma alzarti presto ogni volta, che noia, che sbatte, cioè,
Veramente è come se qualcuno vi chiedesse: no, ma come fai ogni volta quando devi fare l'amore, ma che devi spogliarti, poi sudi, poi fatichi, e poi dopo devi rivestirti, no, cioè no, non vale la pena, cioè, io veramente non capisco, è troppo bello, è una cosa che veramente ti incendia il cuore, ma vabbè, questa è una cosa mia. Tuttavia, tutto questo idillio poetico che vi ho appena raccontato è rischiato di sfumare in un attimo, perché alcuni dei fotografi là davanti a me, a un certo punto, così senza motivo, si sono visti passare davanti un orso. Perché una cosa che dovete sapere, uno dei più grandi pericoli per i viaggiatori in Kamchatka sono gli orsi. Ce ne sono tantissimi, sono ovunque. Essendo un territorio molto poco antropizzato, poi non è che hanno dei motivi per stare tanto lontani da certe aree, cioè loro vagano liberamente, potrebbero anche venire al campeggio a frugare nelle tende, per quel che ne sappiamo. Tuttavia non è questo il problema principale, non sono neanche le zanzare, che sono 840 miliardi, me ne sono mangiate 4 solamente mentre parlavo prima nella clip. Il problema è che stamattina, ragazzi, cioè è lunedì 12 luglio, sono le 6 del mattino, questo vuol dire che 10 ore più indietro in Italia è ancora domenica 11. E c'è la finale, e c'è Italia-Inghilterra, ragazzi, io qua me la perdo, non va niente bene sta cosa. Ebbene, sì, quando ho deciso di venire in Kamchatka e quindi fatto tutte le prenotazioni del caso, era metà giugno e il mio pensiero era: ma figurati se andiamo in finale, che 2 anni fa manco i mondiali siamo andati. E puntualmente la finale cascava nel cuore della mia spedizione vulcanica. Io comunque mi sarei fatto trovare prontissimo, avevo anche preparato la VPN per poterla vedere alle 7 del mattino con il fuso orario, con il commento in italiano, usando come al solito NordVPN, che è lo sponsor di questo video sulla Kamchatka. Grazie NordVPN, se vuole bene. NordVPN è un software che vi permette di dirottare la vostra connessione internet e quindi renderla privata, proteggendo i vostri dati sensibili. La qualcosa, come ben sapete, è specialmente importante se vi collegate a reti pubbliche, di aeroporti, ristoranti, eccetera. Grazie a questa partnership e all'offerta natalizia attualmente in corso, l'Holiday Season Deal, potete ottenere il 73% di sconto su un piano di 2 anni con un mese aggiuntivo in regalo, per un totale di soli 2,80 euro al mese. Per sfruttarla, come al solito, cliccate sul link in descrizione e applicate il coupon Stefano Tiozzo al checkout. E ricordate che la VPN è fondamentale per chiunque usi il computer in viaggio, ma che è totalmente inutile se non avete una connessione internet, e così io ho fatto la fine di Donnarumma, che vince gli europei, ma non lo sa. Però almeno ero in Kamchatka. Naturalmente, come ogni area vulcanica di questo pianeta, oltre ai vulcani propriamente detti, ci sono anche delle zone geotermiche attive, quindi solfatare, fumarole, pozze di fango ribollente, eccetera. Diciamo che, vabbè, l'avete già capito, le similitudini con l'Islanda si sprecano, è superfluo, si è fin troppo banale notarle. Ma in particolar modo questa zona qua mi ricorda moltissimo il nord del paese, cioè la zona del lago Mivatne, per intenderci, con tutte quelle centrali geotermiche, il Krafla, vulcani a cono, eccetera, eccetera. Però su scala russa, cioè tutto molto più grande, molto più maestoso. Comunque, in questa meravigliosa vallata dove il verde, il ghiaccio e il fuoco si incrociano, c'è un quarto elemento molto interessante, ragazzi, cioè c'è campo telefonico per la prima volta dopo giorni, ma solo telefono, non internet, e di conseguenza bisogna scegliere. Chi chiamo per prima? Chiamo mia moglie, le dico come sto, tutto bene, la tranquillizzo, bla bla bla, o chiamo John e gli chiedo com'è andata la finale? E sono questi momenti in cui la vita ti mette davanti a un bivio terribile, che però ti insegna quanto è importante avere le giuste priorità, i giusti valori. Una penalti, Perché il cielo è azzurro sopra la Kamchatka. Po 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 po. Anche loro festeggiano. Andiamo! A questo punto del viaggio smontiamo il campo e torniamo brevemente nei pressi di Petropavlovsk, e non appena la furia di internet si impadronisce del mio telefono, tra le miriade di messaggi mi ritrovo anche una quaresima di messaggi vocali di John, che mi commenta minuto per minuto la finale, specialmente quei rigori che gli hanno verosimilmente tolto sui 10 anni di vita. Cuore in gola, chi è l'ultimo? Chi è l'ultimo?
Giorginio, quinto rigorista. Terribile, momento lunghissima questa attesa. Dai Giorginio, dai, dai, dai. Dai, dai. No, no, no. Parato palo. Porca miseria. Mio Dio, da morire sta partita, da morire. Ragazzi, dai. Quinto rigorista. Se sbaglia, vediamo, vediamo, vediamo. È giovane. Un ragazzo molto giovane, rincorsa strana. E una volta smaltita la sbronza di video per rivedere che cosa mi ero perso e riconnettermi al patriottismo calcistico nazionale, il viaggio prosegue verso nord in direzione del vulcano Tolbačić. Kamčatka non è solamente il nome di un posto, ma è anche il nome di un gigantesco fiume che attraversa il posto anonimo. Questo è il fiume Kamčatka. Lo stiamo attraversando durante una ancora più lunga traversata con il nostro gigantesco Kamaz, gigantesco camione, per andare parecchio a nord. Sono circa 12 ore di strada veramente impossibili, perché le strade sono terribili qua, tutte sterrate, sconnesse, praticamente farsi 12 ore con... Però insomma, la Kamčatka è anche questo. Ora non sono all'improvviso diventato schizofrenico, tipo coi tic eccetera, ma voi non avete idea di quante cazzo di zanzare ci sono. C'è una roba veramente... Ma hai visto una roba del genere? Continuo da su... Ah, sono tantissime! Quando intendevo che siamo sempre a fare... Ecco, questo intendevo. Più o meno per 12 ore consecutive. Sono circa 500 km, però la maggior parte sono su strade sterrate, perché appunto, vabbè, come vi ho già detto, la Kamčatka non è che sia proprio il posto più antropizzato di questo pianeta. Anzi. E ovviamente no, cioè, sono in buona compagnia, qua c'è tutta la ciurma. Sarebbe quelle situazioni in cui, sai, se facciamo l'incidente muore solo il conducente. No, non si canta, non si canta. E il conducente, tra l'altro, un personaggio incredibile. Cioè uno che secondo me, se ti vola una sberla, finisci a Mosca senza fuso orario. Ciao Vitale! Se seguite i miei video, ormai dovreste aver capito che chiunque guidi qualunque cosa in Russia non è una persona normale, e quindi Jora, per gli amici Giorgio, guidava il nostro Kamaz a colpi di bicipite e prepotenza, dandomi nel frattempo una grande lezione di vita, perché se nelle prime 6 ore di viaggio mi lamentavo delle strade sterrate, nelle 6 ore successive... Che così è sempre più impossibile, però ci tra... ancora 5 minuti e vomito, eh. No. Tutto a posto? Che affariacche? Beh. Ale. No, ci perse affariacche. Ti perse affariacche? Casino, mamma. Donna, che strada, ragazzi. Cioè, è bello quando, sai, quando sono 10 minuti è avventura, ma cazzo 12 ore è spessa, eh. Di fatto gli ultimi 50 km di questi 500 si rivelarono un vero e proprio incubo. La pista sterrata che seguivamo era tremendamente sconnessa ed ogni buca o osso veniva amplificato dal Kamaz, che per noi si trasformava nel cestello di una lavatrice in piena centrifuga. In tutto questo Giorgio ovviamente non faceva una piega. Non chiedetemi come faccio a non aver ancora vomitato anche l'anima dei miei antenati, perché non c'è una spiegazione medica plausibile. Non si capisce molto delle riprese, ma credetemi che qua c'è... Ecco, vai, partita, vai con la rumba! Recentemente in un'intervista mi è stato chiesto: ma qual è stata la situazione più scomoda che hai vissuto in viaggio? E la risposta che ho dato è stata: questo trasferimento in Kamčatka. Direi che ci siamo capiti. Fatto sta che dopo 5 ore di agonia usciamo finalmente dalla foresta e ci troviamo a percorrere un campo di cenere lavica. Eravamo arrivati a destinazione. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. C'ho il cervello sotto le scarpe, lo stomaco che onestamente adesso lo cerco, poi vi dico dov'è, ma è stato veramente un incubo di transfer, però via. Questo è il prezzo da pagare per la selvaggitudine della Kamčatka. Comunque siamo arrivati nella zona del vulcano Tolbačić, che sta... Tolbačić o Tolbačić? Tolbačić, visto, ho sbagliato l'accento, tanto per cambiare. Comunque dovrebbe stare lì dietro le nuvole, è in realtà enorme, ma non si vede in questo momento. Un vulcano che ha fatto delle eruzioni spettacolari una cinquantina d'anni fa e che, diciamo, rendono conto del paesaggio incredibile che gli ruota intorno. Ci sono diversi punti di interesse, ma
non vi anticipo nulla, anche perché sono io il primo a non conoscerli. E a questo punto vi devo raccontare una di quelle cose che, se non la vedete, non ci credete. L'impossibile diventa possibile in Kamchatka, nel posto più sperduto della Terra, dove non esiste altro che desolazione, morte e vulcani. Stavo registrando un vlog e mi si avvicina innanzitutto un ragazzo che parla italiano, già questo è strano, mi fa: ma scusa, ma tu sei Stefano, così, no? Viene fuori che è il mitico Lorenzo Bagnati, che è un pianista straordinario, che ha anche una discreta fama su TikTok. O sbaglio? Sì, sì, sono insomma pianista e su TikTok con il mio canale. È un incontro incredibile, veramente, la Kamchatka rende possibile. Ma la cosa più interessante di tutto questo è che lui è qua non certo come pianista, perché non è che suona il pianoforte su un vulcano, ma perché sta partecipando a un programma di Pervi Canal che è Rassiegla Zamina Stranzimi, cioè la Russia negli occhi di uno straniero, no? E chi conduce questo programma? Dmitry Barisov, che forse voi vi ricorderete per quella volta che ho messo la trasmissione di Puska Variat con i sottotitoli finti. А уже все знаешь, это неправильно субтитры. Да, все знают. Mi ero andato a fare una trasmissione con lui, Puska Variat, con Satti, dove che c'eravamo appena sposati. No? Era stato molto divertente perché io non parlavo russo, mi esprimevo a gesti. Dopo, rendetevi conto se è possibile incontrarsi in queste circostanze qua. Incredibile, non ho parole, veramente. È assurdo. È impossibile. Ciao. Francamente, più ci penso, più realizzo che esistono poche cose più impossibili di questa. Forse soltanto se avessi incontrato la mitica Larissa di Torino-Pechino sarebbe stato più epico, ma lì siamo veramente in un'altra dimensione. Comunque sia, dopo aver rimesso a posto le budella con un bel chai, ci lanciamo alla scoperta dei dintorni del Talbachik. Uno dei primi posti che vediamo in quest'area è il cosiddetto Mjörni Lies, cioè la foresta morta, risultato di una gigantesca eruzione negli anni 70 che ha bruciato tutti gli alberi presenti nella zona. Ci sono diverse foreste che circondano l'area del Talbachik, ma questa insomma ha fatto una brutta fine. Ma è molto interessante vedere che, vabbè, sono già passati tanti anni, comunque la vita sta abbondantemente tornando a essere rigogliosa qui intorno. Parentesi, se vi interessano questi argomenti, come la natura si riprende da queste catastrofi naturali, diciamo, leggete il libro di Giorgio Vacchiano, La resilienza del bosco, che è veramente molto molto illuminante da questo punto di vista. Davvero un peccato che il meteo non sia troppo dalla nostra parte, perché da quassù ci sarebbe una vista veramente pazzesca. Beh, innanzitutto si vede perfettamente il confine tra la zona di foresta verde e quella che è stata bruciata dall'eruzione degli anni 70, ma soprattutto le nuvole lasciano intravedere la presenza di due enormi coni vulcanici, che ovviamente non si vedono, ma che sono l'Oestri Talbachik e il Ploski Talbachik, cioè il Talbachik piatto e quello appuntito, fanno parte dello stesso vulcano, diciamo. Ma al di là di questi si vedono tantissimi vulcanetti, piccole zone di eruzione, inclusa quella dove sono adesso. Qua praticamente sono su un cratere che un tempo fu particolarmente attivo, e tutta l'area comunque è una roba di un altro pianeta, veramente. Tutta l'area intorno al Talbachik, che in realtà è un gigantesco campo di lava, in certi punti mi hanno raccontato che la lava è anche spessa 10 metri, ma soprattutto ci sono dei punti in cui il magma, incontrandosi le varie colate, insomma, forma delle bolle, diciamo, che creano poi delle grotte di lava vere e proprie, come quella dove sono adesso, molto molto epica, un post da Instagrammer. Niente male. No, e comunque c'è il tipo che mi sta puntando addosso la torcia, che è un tipo veramente inquietante. Allora lui non capisce quello che sto dicendo, però cazzo, filma qualunque cosa che io stia facendo. Cioè, anche se parlo, se racconto di che sono andato al bagno, per lui filma. E non filma niente delle cose. Cioè, è stranissimo, cioè, la gente è strana qua. Зачем ты всегда снимаешь меня? Всегда постоянно снимаешь. Il motivo in realtà è sempre lo stesso, cioè un italiano che parla russo da solo in un momento dove non c'è turismo di stranieri, che si avventura in Kamchatka, è per definizione un'attrazione turistica. Se poi questo si mette anche a vloggare in pubblico, allora è praticamente un'apparizione aliena. E così, con la consapevolezza di avere sempre una telecamera addosso, manco fosse seguito dai servizi segreti, il nostro viaggio prosegue. Questo è il gigantesco campo di lava che circonda il nostro accampamento. È un posto veramente
irreale. Laggiù si vedono ancora i resti di una colata lavica molto recente, perché c'è proprio una grossa lingua di lava nera nera nera, che significa che è lì da poco sostanzialmente rispetto al resto del paesaggio, quando si dice un paesaggio lunare, no? Ecco, ora, come se non bastasse questo accostamento di nero e verde fosforescente a creare l'ennesimo parallelo con l'Islanda, c'è un altro molto interessante e poco conosciuto, e cioè che così come gli altipiani centrali di Islanda vennero utilizzati dalla NASA come terreno di prova per gli astronauti che avrebbero dovuto tentare l'allunaggio, in quanto il terreno in qualche modo ricordava la superficie lunare, anche la Kamchatka venne utilizzata dagli scienziati sovietici e da quelli russi moderni, diciamo, come terreno di prova per veicoli spaziali o comunque cose che devono essere mandate magari sulla Luna, eccetera, eccetera. L'unica cosa è che qui gli astronauti possono trovare una cosa che di sicuro non esiste né sulla Luna né su Marte, e cioè la nebbia. Tanta nebbia. Per nostra fortuna il tempo doveva migliorare. Pensa se doveva peggiorare, cioè che cosa ci saremmo trovati. Altra alba saltata, altra mattinata di piogge, nebbia e desolazione e disperazione. Però almeno insomma qua c'è un campeggio con le case di legno, non c'è quel marciume sovietico della Lapponia russa. Questo è già una cosa che conforta da un lato. Comunque la Kamchatka è in realtà famosa per avere un tempaccio, una delle zone più piovose di tutta la Russia, per via dei venti che arrivano dall'Oceano Pacifico, che si scontrano con le montagne, insomma è abbastanza comprensibile come fenomeno. Quindi un'altra cosa in comune con l'Islanda è il fatto che piove praticamente sempre. In realtà i primi tre giorni sono stati un momento di illusione con queste giornate soleggiate. Proseguendo la camminata ancora un po' più in alto rispetto a prima, si arriva a un'altra enorme grotta di lava, che stavolta è veramente grande, solo che non posso farvi vedere cosa c'è dentro perché a parte che è tutto completamente buio, ma poi è veramente molto umido e fa tantissimo caldo là dentro, la camera si appannerebbe in due secondi, non è sicuro per il resto del video, mettiamola così. Ma comunque sia, questo in generale è in assoluto il posto vulcanico, tra tutti quelli che ho visto in giro per il mondo, più imponente, più gigantesco nelle sue proporzioni, anche in quello che puoi fare tu, perché insomma una cosa del genere normalmente per farla devi avere una guida speleologica, il casco, eccetera eccetera, cioè il fatto che tu senta così tanto calore quando entri è già di per sé insomma segnale che sei in una zona così insomma non esattamente tranquillissima. Qua invece è tutto molto free, molto alla russa, mettiamola così. Ciao Vlad. E soprattutto è veramente un gran peccato che ci sia tutta sta nebbia, perché senza si vedrebbe un panorama pazzesco. Dennis ci ha fatto vedere delle fotografie fatte in altri momenti dove si vedono tutte le montagne intorno, tutti i vulcani. Quando le aspettative non incontrano la realtà. Poi vabbè, tutta la colata lavica nella sua estensione, vabbè, via. È una scusa per tornare, come al solito, sapete che io la vedo così, però un po' dispiace. Dispiace soprattutto perché dopo tre giorni non avevo la minima idea di che forma avesse sto benedetto Tolbacic, che è sempre stato dietro le nuvole, ma incredibilmente, all'alba dell'ultimo giorno, poche ore prima di dover partire, gli dei del meteo russo hanno deciso di darci una piccola tregua, che è valsa tutta la fatica fatta per arrivare fin qua. E attenzione, in zona Cesarini, all'ultimissima alba prima di andarsene dal campo, la nebbia, pam, si dirada dopo due giorni di fila e ci mostra sto posto. Com'è sto posto, Daniel? È fighissimo! Hai imparato un sacco! È fighissimo! Tutte le sa, tutte le sa! Comunque, tornando a toni più posati che si addicono a questo canale di intellettuali, c'è veramente straordinario, un'area questa qua che sembra uscita da un altro pianeta, ma quello che continua a stupirmi sempre di più della Kamchatka è la sua scala, cioè la sua enormità, la sua grandezza. Qualunque cosa qui sembra sterminata più che da altre parti, per quanto comunque sia qualunque zona vulcanica al mondo è stupenda, no? Cioè io penso anzi che le zone più belle al mondo siano le zone vulcaniche, perché dove insomma la terra si forma, nasce e insomma va a creare l'anima del mondo. Questo è un po' forse la natura intima delle zone vulcaniche che piace così tanto alle persone. E qui c'è tutto questo, cioè la Kamchatka è primordiale, è gigantesca, è sterminata, è tanta roba, insomma, diciamola facile.
Naturalmente, una volta finita l'estasi di questa alba meravigliosa sul Tolbaci, ci siamo dovuti puppare le 5 ore di centrifuga, perché chiamarlo viaggio è inappropriato, è realmente come entrare dentro una lavatrice senza acqua, farsi questi 50 km di agonia sul pullman, esattamente come l'andata. Però via, poi di nuovo la pace dei sensi torna in quella casetta alle spalle, ragazzi, bagna e doccia ghiacciata che rimette in sesto i conti con l'universo. Un piccolo pranzetto alla veloce e ora siamo pronti per andare al nostro ultimo campo. Naturalmente, che ve lo dico a fare, per raggiungere il nuovo campo la strada era identica a quella precedente e quindi anche l'agonia che ne è derivata, ma stavolta con una piccola difficoltà in più all'arrivo. Bene, questo è il momento in cui si abbandona qualunque forma di dignità estetica in ragione della praticità. Il fatto che io indossi questa roba e mi umili di fronte a voi è una risposta sufficiente alla domanda: ma ci sono tante zanzare in Kamchatka? Ce ne sono una marea, sono gigantesche, aggressive, incazzate nere, ma il panorama, ragazzi, qua è... Purtroppo però quella breve finestra di gioia iniziata all'alba di quel giorno si sarebbe conclusa poco dopo averci dato la possibilità di vedere un'ultima volta il profilo iconico del Tolbacik e quello perfettamente conico dei vulcani Kamin e Kluchovsky. E non ci siamo per niente, fanciulli. Qua ci siamo fatti tutto sto sbattone, tutta sta ennesima centrifuga dentro il Kamaz di Jora per arrivare a stare 2 giorni immersi nella nebbia, che è in assoluto la condizione meteo peggiore che possa esistere, perché vabbè, se piove, se nevica, se è nuvolo, insomma, qualcosa vedi, fai delle belle foto, eccetera. Con la nebbia c'è zero, proprio non puoi neanche muoverti di 10 metri dal campo perché ci sono gli orsi e se non li vedi ti spuntano, è un problema. Tra l'altro, cioè, oggi va ancora bene che non piove, perché ieri ha piovuto tutto il giorno, cioè ci mancava solo che arrivasse un orso a sbranare la tenda e poi avevamo fatto tutto il pacchetto completo. Però purtroppo, ahimè, questa è la Kamchatka, queste sono le caratteristiche di questa zona, uno un po' se l'aspettava, non le mette in conto. Chiaro che dispiace un po', dispiace non tanto per il fatto che sia brutto tempo in sé, ma perché realmente tornare qui è complicato, non solo per le distanze, perché è così lontana, eccetera, eccetera, ma principalmente perché è molto costosa. Cioè, la Kamchatka è realmente la zona più costosa di tutta la Russia, perché qualunque cosa qui deve essere importata, vuoi via mare, vuoi via aereo, quindi il costo della vita, anche delle cose più elementari, è il più alto di tutta la Russia, forse secondo solamente alle isole Curili. Ciò nonostante, ovviamente, c'è del positivo. Il positivo è che, vabbè, abbiamo del tempo per stare insieme, conoscerci meglio, farci delle chiacchierate. Poi prima abbiamo fatto, diciamo, in questi giorni stiamo facendo diverse lezioni di post-produzione con Daniel, è sempre una grande occasione di imparare qualcosa. Si leggono libri, si sta un po' rilassati a sentire il rumore della pioggia nella tenda, che è uno dei suoni più belli che la natura abbia creato. Insomma, via, c'è sempre qualcosa di cui essere contenti. Comunque c'è una cosa in questo gruppo che è veramente strana, non è mai successo con altri gruppi di persone in cui sono stato, e che, vi dico la verità, è un po' imbarazzante, no? Ma la condivido con voi, tanto loro non capiscono quello che dico, è che mi hanno trasformato in una specie di fenomeno da baraccone per via del russo sgangherato in cui io mi esprimo e che è perfettamente efficace, cioè riusciamo a capirci perfettamente su qualunque argomento, però ovviamente è pieno di errori, perché io non l'ho studiato a scuola il russo, l'ho imparato un po' così per strada, per cui faccio tantissimi errori di declinazioni, di quelle cose là, anche delle volte di lessico, no? Perché così mi butto e riesco a farmi capire. Ma ci sono tanti errori che loro trovano molto divertenti, molto simpatici, eccetera. Non lo fanno con spocchia, cioè non è l'arroganza dei francesi che ti guardano dall'alto verso il basso se sbagli un Per loro è realmente un evento il fatto che ci sia un italiano che parla russo, che si fa capire, che fa questi errori così teneri e dolci, così simpatici, insomma. Sta di fatto che ogni volta che io apro bocca c'è qualcuno che filma tutto quello che dico, ogni santa volta, cioè per anche se parlo per 3 minuti magari, no? Bam, c'è qualcuno che mi filma. Adesso sono da solo, non c'è nessuno che mi filma mentre parlo, ma diversamente lo farebbero. E capite bene che dopo un po' è strano. Passarono così 3 giorni interi, isolati da tutto e da tutti, circondati solo da nebbia e orsi. Una sorta di lunghissima meditazione into the wild che mi ha impedito di raccontarvi quest'ultima porzione delle bellezze naturali della Kamchatka. Meditazione che peraltro si sarebbe interrotta piuttosto bruscamente. Oh oh oh, e dopo 3 giorni di nebbia incessante, proprio quello che ci vuole sono altre 12 ore di lavatrice, di massaggio di Jora. Gatova Xana. No? Shas moi tak. A ci rispet minut. Ah!
È così, eh? Tanta così. Roba, tanta roba. Poca roba. Poca. Molta poca. Pochito. Pochito. Pochissimo. Ci sarebbero tanti altri posti stupendi da vedere in Kamchatka. Uno su tutti, la famosa Valle dei Geyser, è la riserva del vulcano Kronoski, raggiungibile solamente in elicottero e quindi solo in condizioni di visibilità adeguate. O ancora il lago Kuril, sulla punta sud della penisola, dove si possono ammirare decine e decine di orsi, forse il vero simbolo della Kamchatka. O ancora semplicemente i vulcani che si affacciano su Petropavlovsk, ma il tempo a mia disposizione era ormai finito. E anzi, sorprendentemente, stavo per vederne scomparire nel nulla una certa porzione. Cosa interessante è che i voli dalla Kamchatka a Mosca partono e arrivano praticamente alla stessa ora, cioè tu parti di qua all'1:30 e arrivi là che è tipo l'1:10, quasi l'1:30 diciamo, è come un viaggio nel tempo, cioè tu parti e arrivi alla stessa ora ma nel frattempo sono passate 8 ore della tua vita, è una roba quasi mistica, cioè non so come spiegarlo. Se il cielo lo vorrà, non sarà questa l'ultima volta che verrò in questo sperduto e remoto angolo di natura immensa, sontuosa, fuori da qualunque scala umana ed apprezzabile solo al prezzo di un notevole sacrificio in termini di comfort e tempo. Se è vero che la Kamchatka è un po' l'Islanda di Russia, è altrettanto vero che quassù non ci sarà mai il boom del turismo di massa che ha conosciuto l'isola vichinga più bella del mondo e che tutto ciò che ho amato di quel posto qui è magnificato, portato in una scala più grande e quindi meno comprensibile, meno palpabile, ma pur sempre percepibile. Questo paragone così naturale, che passa per mille cose in comune, si spezza però di fronte all'aurora boreale. La penisola della Kamchatka è infatti troppo a sud per poterla vedere, anche se va detto che nella porzione nord del territorio della Kamchatka, ai confini con la Chukotka, è comunque possibile osservarla, ma purtroppo molto lontano da questi vulcani così statuari, eterni e minacciosi che definiscono il fascino di questa parte di mondo. Insomma, per dirla breve, Iceland is for boys, Kamchatka is for men, e anche se con qualche giorno di nebbia di troppo, questo viaggio nella terra del fuoco che esplode mi ha regalato emozioni e scenari indimenticabili, a volte proprio grazie a quella nebbia che tanto ci aveva ostacolato, a dimostrazione che non esistono condizioni meteo buone o cattive, esistono solamente diverse opportunità di contemplare e venerare l'infinita bellezza del mondo. E quindi, adesso che uno dei luoghi più iconici del risico per tutti voi non è solamente un nome, ma anche una forma e un volto, quando lancerete i dadi blu e rossi con le armate di un qualunque colore, penserete forse a queste immagini, a questa natura e alla sua immensità. Ma per il momento, tra vulcani, crateri e strade impossibili a due passi dall'Alaska, è un giorno come un altro nell'immensa Kamchatka.